Io adesso do la parola a Francesca De Petrillo e Maria Alba Ventricelli che, come ho detto prima, oltre ad essere ricercatrici e biologhe del CNR, fanno anche parte di un'associazione di divulgazione scientifica e innovativa che si chiama Pint of Science. Abbiamo anche ospitato loro eventi, anche loro, diciamo, come associazione che tra l'altro raccoglie moltissimi giovani ricercatori e ricercatrici di tutta Italia, fanno iniziative veramente molto interessanti che abbiamo ospitato anche qua in libreria. E loro ci parleranno di scimmie, che sembra che in situazioni di pericolo sappiano scegliere meglio dell'uomo, sbaglio? Vedremo, a quanto pare sì. E grazie a tutti, poi se avete domande sul Pint of Science saremo di soddisfare la vostra curiosità più tardi. E sì, noi vi parleremo di scimmie e quindi prima di iniziare a sviscerare l'argomento se le scimmie sanno quando vale la pena rischiare, volevo rispondere a una delle domande che mi fanno di continuo, cioè perché proprio le scimmie? Perché studiare il comportamento delle scimmie o perché studiare il comportamento animale? Beh, fu proprio Darwin, quando si occupò di studiare l'origine dell'uomo, che si accorse che comunque l'adattamento e la selezione naturale valevano sia per gli esseri animali non umani sia per gli umani, e fu il primo a dire che la differenza nei processi mentali tra gli uomini e gli animali, e in modo particolare gli animali superiori, per quanto grande, è di grado e non di qualità. Quindi vuol dire che sì, è vero, l'essere umano è un soggetto particolare, ma è vero pure che noi viviamo in un ambiente particolare, che quindi l'ambiente può spingerci a creare delle situazioni speciali per cui le nostre abilità cognitive si sono sviluppate. E da questo è partito sempre di più la ricerca su quali fattori siano effettivamente, quali tratti cognitivi siano unicamente umani. Quindi studiare le nostre parenti, quindi le scimmie, ci può aiutare a capire cosa noi condividiamo con loro e invece che cosa è tipicamente umano. Una cosa tipicamente umana, come tutti sapete, è il linguaggio. Come si fa a studiare il comportamento di una specie animale? Allora, per avere un quadro chiaro di un determinato comportamento bisogna seguire principalmente due strade. Una strada è quella degli studi di laboratorio, in cui appannaggio della psicologia comparata, in cui noi possiamo creare delle situazioni ad hoc e vedere se quel comportamento si manifesta o meno e quanto è flessibile quel comportamento. Come vedete qui c'è una scimmia che infila un bastone in un tubo per prendere una nocciolina, e questo è un chiaro utilizzo di strumenti che per molto tempo si è creduto fosse una prerogativa umana ed è stato osservato per la prima volta in cattività. Però gli animali di cattività magari possono aver sviluppato delle capacità particolari. Allora bisogna andare a vedere in natura se questo comportamento è effettivamente spontaneo grazie a osservazioni del comportamento che invece sono appannaggio dell'etologia. Il padre dell'etologia è Lorenz, e qui potete trovare tutti i suoi libri se volete approfondire. Quello che vi faremo vedere oggi è proprio come queste due branche seguono un binario parallelo, e vi faremo vedere esattamente come si comportano questi primati non umani, i cebi dai cornetti in particolare, in un esperimento di laboratorio e sul campo, in un particolare comportamento che è quello della propensione al rischio. Che cos'è il rischio? Solitamente noi, nell'accezione comune, prendiamo la parola rischio come qualcosa che è comunque pericoloso per noi, che può arrecarci danno. Invece nella letteratura economica, quindi nell'economia, le situazioni rischiose sono quelle in cui è possibile conoscere la probabilità che un determinato evento si verifichi. Ad esempio, come è mostrato dall'anfora, in questo caso ci sono Achille e Aiace che stanno giocando ai dati. E noi effettivamente, se scommettiamo sull'uscita di un numero su un dado, possiamo stabilire qual è effettivamente la probabilità di vittoria. La stessa cosa è se scommettiamo sull'uscita di testa o croce su una moneta. Sappiamo che abbiamo il 50% di probabilità di vincita e di perdita. Ed è proprio su questo aspetto delle decisioni che si è focalizzata l'economia, la psicologia, addirittura la filosofia, partendo dal filosofo Blaise Pascal del XVII secolo, per capire come gli esseri umani prendono decisioni in queste condizioni. E in particolare si sono focalizzati su questo tipo di decisione. Considerate la scommessa, dovete scommettere con me se prendere sicuramente 100 euro, quindi io vi do sicuramente 100 euro, oppure vi chiedo di puntare sul lancio di una moneta. E quindi se esce testa avrete 0 euro, se invece uscirà croce avrete 200 euro, quindi raddoppiate. Che cosa fareste? Chi è che scommetterebbe?
Nessuno. Non scommetterebbe nessuno, e questo è proprio quello che viene fuori dai dati di laboratorio, anche se matematicamente le due opzioni sono uguali, perché se consideriamo l'ammontare della ricompensa moltiplicato per la sua probabilità, vedete che abbiamo comunque un valore di 100 in entrambi i casi, perché abbiamo 100 con l'1 di probabilità di ottenerlo e 0 per il 50%, 200 per il 50%. Decisore razionale dovrebbe essere indifferente tra le due opzioni, o scommettere o non. Cosa succede invece negli studi di laboratorio? Esattamente il vostro comportamento, cioè gli esseri umani preferiscono non rischiare, quindi preferiscono prendere i 100 euro. Tuttavia poi quando andiamo nella vita reale possiamo vedere che c'è il fenomeno del gioco d'azzardo che colpisce lo 0,2 e 5,3% della popolazione occidentale ed è sempre in crescita negli adolescenti. Ma senza andare nel gioco d'azzardo patologico dovete sapere che la probabilità di fare 6 al Super Enalotto è 1 su 6 milioni, eppure comunque il Super Enalotto è uno dei giochi più frequenti e più giocati. Che cosa fanno le scimmie? Quindi questa irrazionalità noi la condividiamo dalla nostra parte biologica oppure è un artefatto culturale? Proprio per questo quindi ci siamo chiesti cosa fanno le scimmie, e per testare questa capacità di solito ai soggetti viene chiesto di scegliere tra un'opzione sicura, quindi corrispondente ad un'opzione fissa di ricompensa, e un'opzione rischiosa, quindi con un guadagno variabile. Ad esempio, il 100% di probabilità di avere 4 nocciolini o 4 pezzi d'uva e il 50% di averne o 1 o 7. Come possiamo vedere, gli animali non umani che non siano primati, quindi non scimmie, condividono con noi la stessa avversione al rischio, ma quando vediamo quello che fanno le scimmie possiamo vedere che a seconda della specie abbiamo un comportamento diverso. Quindi ci sono alcune specie di primati come i tamarini, i bonobo, lemuri e gorilla che sono avversi al rischio, quindi preferiscono le opzioni sicure. Le uistiti sono indifferenti tra le opzioni, e invece abbiamo poi scimpanzé, oranghi e macachi che invece sono propensi al rischio, quindi preferiscono l'opzione rischiosa. A che cosa dobbiamo questa differenza? Perché scimmie come ad esempio i bonobo e gli scimpanzé, che sono molto vicini tra loro, sono molto imparentati, hanno un comportamento completamente diverso? È probabile che sia una questione di razionalità ecologica, cioè che le specie che nel loro ambiente si nutrono di risorse comunque più variabili e affrontano più situazioni rischiose abbiano evoluto una maggiore propensione al rischio perché sia più adattativo proprio per la sopravvivenza. E allora noi ci siamo chiesti che cosa fanno un'altra specie di scimmie che è simile agli scimpanzé per la questione ecologica, però è molto distante dagli scimpanzé e dalla nostra linea evolutiva, che sono i cervi dai cornetti. Quello che come vivono lo vedremo più tardi con Maria Alba, che vi spiegherà bene qual è la loro ecologia. Intanto io vi spiegherò che abbiamo testato il comportamento di questi animali al Centro Primati dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR qui a Roma, ospitato presso il bioparco. Nel bioparco ci sono 25 cervi dai cornetti e da molto tempo si fanno ricerche invasive sul comportamento e sulle loro capacità cognitive, in particolare sul comportamento sociale, sui processi decisionali, sull'uso di strumenti, sulla percezione visiva e l'apprendimento di concetti astratti. Allora, noi abbiamo chiesto a queste scimmie di fare una serie di scelte, di scegliere tra un'opzione sicura che dava sempre 4 pezzi di nocciolina e un'opzione rischiosa che poteva dare o un unico pezzo di nocciolina o 7 pezzi di nocciolina con diverse probabilità. Quindi loro sceglievano tra una ciotola sicura che nascondeva 4 pezzi di nocciolina e una rischiosa che poteva essere vantaggiosa, quindi 67% di avere 7 e 33% di avere 1, neutra 50 e 50, e svantaggiosa, quindi il 33% di avere la ricompensa maggiore. E noi abbiamo voluto vedere se queste scimmie sono in grado di adattare il loro comportamento in funzione della probabilità. Adesso vi faccio vedere un video. Video. Dove vediamo appunto un maschio e Robin Hood che si cimenta tra la scelta tra la ciotola bianca che copre le 4 noccioline, quindi l'opzione sicura, e la ciotola rossa che copre invece l'opzione rischiosa, in questo caso l'1. Ecco lo sperimentatore che leva il pannello e la scimmia poteva scegliere inserendo il dito nel foro che vedete sulla scatola. In questo caso ha scelto l'opzione sicura, ma non vi fate ingannare perché in realtà
quello che viene fuori è che i cervi sono una specie propensa al rischio, perché come potete vedere, neutra, nella condizione neutra dove dovrebbero essere indifferenti, scelgono l'opzione rischiosa e lo fanno solo quando li conviene, quindi il 67% di avere l'opzione maggiore e il 50%. Quando la probabilità di vincita diminuisce, cambiano la loro preferenza e scelgono l'opzione sicura. Quindi effettivamente sono in grado di stimare la probabilità e di comportarsi secondo questa. Consideriamo le specie tutte insieme, quelle testate in laboratorio, potete vedere che specie molto vicine tra loro, quindi hanno un comportamento completamente opposto, e i cervi che si sono separati 35 milioni di anni fa dalla linea evolutiva umana condividono invece con gli scimpanzé la stessa propensione al rischio. E quindi la razionalità ecologica può spiegare anche la propensione al rischio nei cervi? Questo lo vediamo con Maria Alba, che ci spiegherà come effettivamente nel loro ambiente naturale i cervi affrontano situazioni rischiose. Salve. Per rispondere alla domanda che ha fatto Francesca, ossia se la razionalità ecologica possa spiegare la propensione al rischio, quindi determinare se una specie è propensa al rischio e quindi questo è determinato dall'ambiente in cui la specie vive, andiamo a vedere come i cervi dai cornetti, dove e come vive questa specie. I cervi sono delle scimmie sudamericane e ci sono due generi di cervi, il Cebus e Sapajus, il genere Cebus e il genere Sapajus. In particolare quello di cui stiamo parlando noi è il cebu dai cornetti, che appartiene al genere Sapajus. È una scimmia platirrinea o del Nuovo Mondo, che appunto vediamo si estende, il cui areale è esteso in quasi tutto il Sud America. È una scimmia che si è separata dalla linea evolutiva umana 35 milioni di anni fa. Presenta un certo dimorfismo sessuale, con i maschi e le femmine, i maschi più grandi, più pesanti rispetto alle femmine. Queste scimmie adottano prevalentemente una locomozione quadrupede, sebbene è stato visto che talvolta possono anche adottare un tipo di locomozione bipede, che gli permette di avere le mani libere e poter manipolare cibi e in oggetti in cattività. Sono dotati di una coda semiprensile che non diciamo che coadiuva le attività di foraggiamento e locomozione, che gli permette di adottare alcune posture appunto che possono sempre permettere l'equilibrio e avere le mani libere per la manipolazione, ed è una specie caratterizzata da sono scimmie caratterizzate dall'avere un'alimentazione onnivora, una dieta di tipo onnivoro, e quindi si nutrono di frutti e insetti, ma anche da durofagia, caratterizzata dall'avere durofagia, ossia si nutrono di noci. I studi neuroanatomici ci dicono che i cervi dai cornetti sono dotati di un elevato coefficiente di spinalizzazione, ossia vi è un grande numero di fibre sensorimotorie che attraversano la colonna vertebrale, ed ha un elevato indice di encefalizzazione, ossia possiedono un cervello di volume maggiore rispetto a quanto ci si attenderebbe sulla base delle loro dimensioni corporee. Queste caratteristiche neuroanatomiche sembrano essere alla base della grande capacità manipolativa e della capacità di utilizzare strumenti. Per questo il cebo rappresenta un buon modello sperimentale ed è una specie molto studiata, sia in natura sia in cattività, appunto. Tutto ciò che sappiamo, diciamo, e di cui vi stiamo parlando, soprattutto di questi dati che provengono dall'ambiente naturale dei cebi, lo sappiamo grazie al progetto Etocebus, che è un progetto che opera in Brasile, nel Piauí, in questo punto qui, dal 2004 circa. E grazie a questo progetto si è potuto raccogliere dati in modo sistematico su questa specie, e in particolare una scoperta che è avvenuta grazie al progetto è stata la capacità di utilizzare strumenti in natura di questa specie. Infatti fino agli anni 80 si sapeva, era stato osservato e si erano fatti degli studi sull'uso di strumenti in cattività. Oltre ai cebi, fino a quel momento si sapeva che
a parte l'uomo, anche gli scimpanzé erano in grado di utilizzare strumenti. Tuttavia non si aveva un riscontro di questo in natura, e quando poi nel 2004 il progetto è arrivato in Brasile è stato proprio per studiare l'utilizzo di strumenti in natura di questa specie. L'uso di strumenti è un'attività cognitivamente complessa che richiede di mettere in relazione tra loro tre oggetti, quindi trovare l'incudine giusta dove posizionare la noce e selezionare il sasso adatto funzionale alla rottura della noce. L'area di studio a Fazenda Boa Vista, nel Piauí, siamo nella foresta atlantica. Questa è una zona di transizione Cerrado-Caatinga, ossia una zona in cui si alternano zone di foresta fitta a Cerrado, a zone, spazi più aperti, zone semiaride, Caatinga. E inoltre in quest'area si ha una stagionalità con una stagione piovosa e una stagione secca, durante la quale la disponibilità di cibo certamente diminuisce. Oltre all'uso di strumenti, che è stato osservato nel 2004 dal progetto, un'attività che diciamo rientra in quelle che sono le attività rischiose, perché non è certo che, che la scimmia riesca a ottenere la noce contenuta protetta dal guscio. Quindi in questo senso possiamo parlare di un'attività rischiosa, proprio perché non è certo l'esito della riuscita, la scimmia non è certa di vincere. Allo stesso modo, per quanto riguarda la predazione, perché appunto queste scimmie predano, oltre a nutrirsi di frutta, insetti, predano anche piccoli vertebrati come uccelli, piccoli roditori, piccoli rettili, è un'attività rischiosa, nel senso che richiede un costo, una spesa energetica, e non è detto che appunto la predazione vada a buon fine. Quando dobbiamo valutare appunto se scegliere quella risorsa, sfruttare quella risorsa, facciamo sempre una valutazione dei costi-benefici. Anche gli animali fanno questo tipo di analisi, in cui appunto valutano i costi, quindi processare il cibo per estrarre le parti nutritive del frutto e evitare le strutture che proteggono questo frutto, le strutture irritanti della pianta o le componenti caustiche di alcuni frutti, ma valutano anche il valore nutrizionale del frutto, naturalmente. In questo senso l'anacardo ci dà un buon esempio. Questo è proprio lo studio che ho condotto in Brasile, lì a Fazenda Boa Vista. Il frutto dell'anacardo, che immagino tutti abbiate mangiato, produce due frutti, quello che in realtà chiamiamo pseudofrutto e un frutto vero, che è questa noce qui, che ha due stadi di maturazione. Quando è immatura è verde e il mesocarpo, questa parte, è soffice, mentre quando è matura diventa più secca e questa parte, il mesocarpo, diventa più duro. Nel mesocarpo vi è un liquido caustico che è abbondante quando la noce è verde, ma diminuisce, si secca appunto, ed è più viscoso nella noce marrone. Le scimmie si nutrono di tutte e tre queste parti dell'anacardo, dello pseudofrutto, della noce verde e della noce marrone. Tuttavia, appunto, questo liquido contenuto nel mesocarpo è caustico, quindi è irritante. Come possiamo vedere, qui ci sono delle vesciche, delle irritazioni sulla bocca del cebo, ma anche sulla bocca dell'umano. E, nonostante la sua causticità, è un frutto molto mangiato, una risorsa molto sfruttata dalle scimmie, perché contiene un rapporto tra proteine, tra l'energia data dalle proteine e l'energia data dalla parte non proteica, ottimale, che rispetta il valore che dato dalla dieta che queste scimmie seguono. Quindi il costo nutrizionale di questa risorsa è molto alto, tant'è che anche il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti lo considera un cibo che l'uomo dovrebbe adottare nella propria dieta. Video, qui vediamo come... Si sente più? Sì.
come si mangiano, perché non si ha un vero e proprio processamento, e lo pseudofrutto, che è quella parte, appunto, questa polpa gialla, che non richiede un processamento, ma viene soltanto, diciamo, leccato e succhiato. Mentre, come vediamo nel video, vedremo nel video successivo, poi anche andare avanti, per quanto riguarda la noce verde, questa noce viene sfregata sulla corteccia dell'albero finché non si formi un buco nella noce, e nel mesocarpo appunto, e che la scimmia allarga con i canini ed è in grado così di infilare il dito indice per estrarre il seme contenuto all'interno. Mentre nel video successivo vediamo come viene processata la noce marrone, quindi quella secca, che è più dura e quindi si ricorre all'uso di strumenti. Sebbene i maschi adulti più forti, con dei canini molto grandi e forti, riescano anche a romperla soltanto con i denti. Ci siamo chiesti in questo studio se l'età abbia un effetto sulla probabilità di successo del processamento di questi tre tipi di frutto. Possiamo vedere che, per quanto riguarda lo pseudofrutto, che non richiede un vero e proprio processamento, appunto, gli animali anche più piccoli di 2 anni di età sono in grado di processare, cioè di mangiarlo, perché appunto basta succhiarlo, mentre per quanto riguarda la noce verde e la noce marrone, bisogna avere almeno 4-5 anni di età per raggiungere un buon successo. Quindi, grazie all'esperienza, vengono acquisite delle capacità di processamento che permettono l'ottenimento del frutto. È interessante notare come popolazioni diverse di cebi sfruttino questa risorsa in modo diverso. Abbiamo visto che la popolazione di fazenda boivista quindi sfrega le noci verdi sul tronco e usa strumenti per rompere le noci marroni, mentre un'altra popolazione distante solo 300 km usa strumenti per entrambi i tipi di noci. Probabilmente appunto questo aumenta il rischio di entrare in contatto con il liquido caustico, mentre una popolazione ancora più lontana, che si trova in un ambiente diverso, quindi siamo qui nella foresta pluviale, si nutre solo dello pseudofrutto e non processa assolutamente le noci, né verdi né marroni, proprio perché evidentemente la disponibilità di cibo in quest'area è maggiore e meno variabile rispetto a quanto riscontrato nella zona di Cerrado Caatinga. Quindi sembra che anche per i cebi la razionalità ecologica possa essere un buon modello per spiegare la propensione al rischio. Come ha detto Francesca, infatti gli scimpanzé e i bonobo, che sono specie vicine filogeneticamente parlando, hanno propensioni a rischio diverse, quindi gli scimpanzé sono propensi al rischio e i bonobo sono avversi, proprio perché probabilmente, secondo la razionalità ecologica, gli scimpanzé si nutrono di frutta, che prevalentemente che è un cibo presente in modo stagionale, mentre i bonobo si nutrono di erba, che è disponibile tutto l'anno. Analogamente agli scimpanzé, i cebi sono propensi al rischio. Questi dati, diciamo, provenienti dagli studi sul campo, sono stati avvalorati anche dagli studi di laboratorio, in cui dallo studio che vi ha presentato Francesca si è visto che appunto i cebi hanno una propensione al rischio addirittura maggiore rispetto a quella degli scimpanzé. Questo è un video, l'ultimo, abbiamo finito, in cui vediamo proprio un esempio di predazione che non è detto che vada a buon fine, o forse sì. Non, appunto, rischiosa non solo perché non è detto che l'esito sia positivo, ma anche perché l'iguana abbastanza grande e potrebbe attaccare, come ha fatto la scimmia. Va bene, grazie al progetto, allo studio di laboratorio, al centro di ricerca e agli assistenti di campo, e a voi.